Sindaco, è un periodo molto particolare dal punto di vista della situazione appunto economica, però delle iniziative del genere sono assolutamente positive, soprattutto per quella fascia di popolazione che sono i meno abbienti. Con il distretto sociosanitario metteremo a lavorare 170 persone appunto nel distretto sociosanitario di Agrigento. Di queste 170 persone, 46 sono della città di Agrigento, 29 saranno utilizzate direttamente dal comune di Agrigento. Li utilizzeremo come forza lavoro appunto nella piccola manutenzione ordinaria da fare in città e quindi diciamo, riusciamo a raggiungere obiettivi che sono uno di natura pubblica, andremo a migliorare e a fare tanti servizi utili per il cittadino. Due, l'inserimento nel mondo del lavoro da parte di tanti lavoratori, soprattutto diciamo, delle fasce più bisognose, e diciamo, prima ancora un altro principio che mettiamo, che è quello per il quale non si danno più i contributi a fondo perduto, ma si fa in maniera tale che le persone lavorino e quindi poi hanno per il lavoro che svolgono, diciamo, la loro paga. È una bellissima giornata, piena di soddisfazione anche perché dal primo mio momento di insediamento l'obiettivo di creare novità e soluzioni diverse ai problemi seri che abbiamo in città. E questo è uno di quelli. Io volevo intanto ringraziare gli enti partecipanti dal Ministero di Grazia e Giustizia, all'ASPI con la salute mentale, alle ditte che hanno acquisito del personale e nonché al Comune di Agrigento, ringraziando soprattutto ai miei uffici e alla dottoressa Inclima che hanno dato l'INVA e sono stati determinati affinché questa cosa partisse, perché vi ricordo che parliamo del 2003, credo, che questa cosa affermi, quindi sono molto soddisfatto.